Bahia Damia Verissimo, il GF15 un incubo, Aida Nizzara una maschera. Tra i protagonisti più discussi del Grande Fratello 15, c'è sicuramente Bahia Damia. Il ragazzo di origini senegalesi è stato squalificato la settimana scorsa dopo aver aggredito verbalmente, e quasi fisicamente, la concorrente spagnola Aida Nizzara. Un episodio molto brutto che è stato condannato da gran parte dei media. Dopo aver saputo di essere stato squalificato, Bahia Damia ha provato a giustificarsi dicendo di essere stato provocato, ma Barbara D'Urso ha condannato senza ripensamenti il suo comportamento. Ma andiamo a scoprire cosa ha rivelato l'ormai ex concorrente del Grande Fratello 15 nell'intervista a Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin. Bahia Damia da Silvia Toffanin, non ho accantonato tanti mostri. Bahia Damia, ospite di Verissimo, ha dichiarato che partecipare al GF15 era uno dei suoi sogni, ma che poi è diventato un incubo. L'ex concorrente ha comunque ribadito di aver sbagliato e di aver avuto un comportamento ingiustificabile dovuto alle mortificazioni vissute nel suo passato. Pensavo di aver accantonato tanti mostri, invece si vede che non li ho superati del tutto. Già da piccolo ho cominciato ad avere dei problemi perché ero troppo nero, troppo alto, mi gridavano scimmia e io ho sempre sorriso, ma questa volta non ce l'ho fatta, non so perché. Queste le parole di Bahia Damia, che non ha mai nascosto di aver subito molte discriminazioni per il suo colore di pelle e per il suo orientamento sessuale. GF15, la lite con Aida Nizzara e la relazione della madre di Bahia. Durante l'intervista rilasciata a Silvia Toffanin, Bahia ha anche parlato di come ha reagito la sua famiglia alla sua squalifica. Ricordiamo, a chi non lo sapesse, che il ragazzo è stato affidato a una famiglia romana. Per quanto riguarda la sua famiglia africana, Bahia Damia ha confessato che non ha preso bene la notizia del comportamento ingiustificabile avuto durante il Grande Fratello 15. Hanno scoperto Bahia Damia in TV. Hanno sempre voluto vedere quello che piaceva a loro di me e oggi hanno scoperto un'altra parte, che forse preferivano non vedere. Mi sono sentito con mia mamma, ma non è stata una telefonata piacevole tra mamma e figlio, insomma sembra proprio che l'ex concorrente del GF stia ancora pagando per il comportamento aggressivo avuto durante la lite con Aida Nizzara. Non ci resta che attendere la messa in onda della puntata di Verissimo per scoprire le altre confessioni fatte da Bahia Damia a Silvia Toffanin. Nel frattempo sul web non si fa altro che parlare di un'altra squalifica in arrivo, Veronica Satti avrebbe bestemmiato in diretta.